Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, voglio esprimere profonda preoccupazione per le gravi condizioni che stanno affrontando i cittadini di Cuba nelle ultime ore. L'isola sta vivendo la più severa crisi alimentare ed energetica dalla rivoluzione comunista del 59, con conseguenze disastrose per tutta la popolazione. A fronte di questo è in atto una vera e propria escalation di proteste da parte del popolo contro il regime di Raúl Castro e Díaz-Canel. Proteste iniziate venerdì scorso a Santiago de Cuba e rapidamente diffuse in numerose città dell'isola e già sotto la scure nera della repressione militare, come già avvenuto con le rivolte dell'11 luglio 2021. Quelle repressioni ci consegnarono più di 1200 prigionieri politici, e cioè persone mandate in galera solo perché non era consentito loro di esprimere il dissenso contro la dittatura comunista. Tra quei prigionieri ci sono ancora più di 100 bambini. Oggi gli abitanti di Cuba, già oppressi da una povertà dilagante, da un'inflazione incontrollabile, stanno affrontando una situazione umanitaria critica, con la mancanza di beni di prima necessità come il latte e il pane, i cui prezzi sono diventati proibitivi. A ciò si aggiunge l'inaccettabile aumento del 500% del prezzo della benzina, decisione che ha ulteriormente peggiorato la loro vita quotidiana. Tomoya Obokata, relatore speciale per le forme di schiavitù contemporanea, ha indirizzato alla rappresentanza dell'Havana un documento per attirare l'attenzione sui modelli persistenti a Cuba, che ricordano il lavoro forzato, come da definizione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Inoltre, la decisione del governo di interrompere le comunicazioni e l'accesso a internet rappresenta un chiaro e inequivocabile tentativo di isolare i ribelli e impedire al mondo esterno di conoscere la gravità della situazione. Noi abbiamo notizie che arrivano dagli esuli in Italia da parte dei familiari che cercano di oltrepassare i vincoli delle reti VPN e di riprendere quanto sta accadendo, anche tenendo conto del razionamento dell'energia elettrica che da 2 anni a questa parte sta diventando più esiguo. L'Osservatorio Cubano per i Diritti Umani avverte che le proteste di massa delle ultime ore in diverse città cubane finiranno in tragedia se non si avvieranno immediatamente cambiamenti politici, economici e sociali. Cuba non è l'isola felice e patinata descritta dalle cartoline turistiche. La realtà consiste in un popolo costretto a condizioni di vita disperate, senza più alcuna assistenza, senza cibo, senza elettricità. Questo nonostante gli ingenti aiuti umanitari forniti per decenni dagli stati occidentali. Di contro, nella piramide della società cubana troviamo un regime castrista che impiega fiumi di denaro per il proprio personale tornaconto e per il rafforzamento dell'apparato di repressione, nutrendo il proprio consenso con arresti e processi sommari, così come ben argomentato in più rapporti di organizzazioni internazionali quali Amnesty International. Infine, concludo, lo scorso autunno è emerso anche da alcune coraggiose testimonianze di giovani cubani il loro essere stati illusi di ricevere un passaporto e la cittadinanza russi per trovare un lavoro lì, per poi essere privati dei documenti e bandati con l'inganno a combattere al fronte in prima linea contro l'esercito ucraino. Questo a dimostrare quanto sia ancora forte e indipendente il rapporto tra il regime cubano e quello russo. Concludo esprimendo piena solidarietà a tutto il popolo cubano e auguro loro finalmente un futuro dignitoso e libero. Patria y vida. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre Cubanet Oficial y únete al canal. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.